un'altra grande avventura. Sì, no, dopo l'anno scorso abbiamo fatto un grande percorso, siamo pronti a farne un altro, una squadra diversa, una squadra con degli innesti nuovi. Sono sicuro che sono ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare, per motivazioni ne hanno da vendere e quindi siamo pronti a dare il 110% per fare il meglio possibile. La squadra è già definita? Sì, no, la squadra è già definita, stiamo aggregando dei giovani nostri per vedere di incrementare il numero della prima squadra, ma la squadra è definita, ognuno sa già quello che deve fare e quindi siamo pronti. Grazie. Siamo partiti bene, dai, per ora il primo giorno è stato interessante, ora vediamo, c'è da lavorare, però ancora è presto per parlare. Però dai, per ora è partito molto bene. Com'è il presidente? Il presidente è un po' particolare. No, vabbè, io ne ho avuti un po' di presidenti nella mia carriera, sicché posso dire che ora non perché sono di parte, però è uno che lavora tanto per la società, per la squadra, quindi è uno dei migliori. Com'è la C-Gold? È un campionato abbastanza duro, abbastanza tosto, comunque c'è giocatori di esperienza, ora tra l'altro in questi ultimi anni stanno scendendo tanti giocatori dalla Serie B e quindi ogni anno si sta alzando sempre di più. Infatti ci vuole tanto allenamento, tanto impegno, perché non è una cosa facile. Poi considerando che l'anno scorso dovevate solo salvarvi e siete arrivati ai play-off, insomma, mi sembra che ci date sotto, diciamo. Sì, no, noi siamo sempre per vincere tutte le partite, quindi sicuramente la salvezza è sempre il primo obiettivo e poi man mano che uno è salvo cercare sempre di fare meglio partita dopo partita.